Abbiamo fatto delle verifiche ai permessi per chi deve fare l'assistenza a persone disabili e ce n'erano 6 che in quegli orari svolgevano altre tipologie di attività. E purtroppo abbiamo scoperto delle persone che non hanno versato soldi rinvenienti dalla vendita dei biglietti. E per varie vicende noi abbiamo fatto comunicazioni alla procura, possiamo parlare di tolleranza zero. A Napoli 63 autisti si sono rifiutati di guidare gli autobus dell'ANM, l'azienda del trasporto pubblico, bloccando il servizio. È solo l'ultimo di una serie di episodi in cui il personale ha paralizzato di fatto bus metropolitane. Un comportamento anomalo che coincide con una serie di accertamenti da parte dell'azienda. Le motivazioni che sono state addotte erano relative alla funzionalità dei mezzi. Agli autisti è chiesto di verificare l'efficienza dello stato del mezzo. E sulla base della verifica che è stata effettuata dagli autisti, loro non hanno ritenuto che ci fossero queste condizioni. Però voglio ribadire il fatto che sono gli stessi mezzi che sono usciti 2 giorni fa e sono gli stessi mezzi che oggi sono stati ritenuti idonei alla circolazione. E purtroppo non andavano bene solo per un giorno. Se dovesse esserci un comportamento che ha dato luogo a una forma di, come dire, impropria manifestazione, verranno presi dei provvedimenti disciplinari. Cosa sta succedendo nel trasporto pubblico? Sono mesi che voi scoprite delle situazioni incredibili. Noi stiamo facendo una serie di verifiche sull'attività dell'azienda. La filosofia è chi rema sta a bordo, chi non vuole remare o scende da solo oppure è l'azienda a dirgli cortesemente di farsi da parte. Abbiamo fatto delle verifiche sul rispetto della normativa, dell'uso della norma relativa alla 104, quindi ai permessi per chi deve fare l'assistenza a persone disabili. E purtroppo abbiamo scoperto che ce n'erano 6 che non assistevano le persone che dichiaravano di dover assistere, ma che in quegli orari svolgevano altre tipologie di attività. Abbiamo registrato degli ammanchi, noi facciamo la registrazione degli incassi periodicamente, e purtroppo abbiamo scoperto delle persone che non hanno versato soldi rinvenienti dalla vendita dei biglietti. Qualcuno migliaio, qualcuno intorno ai 10.000 euro. Anche per queste vicende sono state avviate le procedure disciplinari. Abbiamo fatto una verifica all'interno del parcheggio del sito aziendale, qui linee fanno capo sul parcheggio primo. È emerso che c'era una porta chiusa con un lucchetto che chiaramente è stata rimossa, in una sostanza una stanza privata. Quel pullman nel frattempo era fermo. A questo si aggiungono però degli episodi strani, treni che si fermano, autobus che non escono. Lei se la sente di parlare di sabotaggio o di ripicche? Ci sono delle questioni che hanno dei profili di carattere tecnico, ci sono delle questioni che hanno dei profili più legati, diciamo, a un eccessivo lassismo. Parlare della volontà è fatto molto grave, e quindi voglio sperare che non emergano questioni di volontà. Per varie vicende noi abbiamo fatto comunicazioni alla procura, possiamo parlare di tolleranza zero. Gli effetti sull'azienda di certi comportamenti sono rilevanti e purtroppo si ripercuotono non soltanto su chi li ha, ma anche sulle tantissime persone che quotidianamente si impegnano per offrire servizi ai cittadini. Si difendono i dipendenti laddove lavorano e laddove offrono il massimo servizio possibile nell'ambito dell'attuale condizione aziendale. Si chiede scusa per quello che è difficoltà a svolgere come servizio per l'azienda, non si chiede scusa e non c'è tolleranza per quello che è attribuibile a comportamenti di singole persone.